Ciao a tutti, Dreamlike Moonwidal, benvenuto a questa nuova avventura nel CAS, una nuova Random Genetics Challenge. Abbiamo trascorso l'estate a randomizzare i sim, adesso possiamo farlo con gli animali. In breve, se non avete mai visto la Random Genetics Challenge, si tratta di randomizzare un padre e una madre, praticamente randomizzate tutti i tratti somatici e fisici, e poi randomizzate un figlio per i due. Adesso lo facciamo con gli animali, per cui aggiungi un animale, partiamo con il cane. Abbiamo un cane maschio. Possiamo anche cancellare il sim, direi sì. Vogliamo eliminare il sim, ci interessa solo il maschio. Maschio, il cane. Comincio già a delirare. Allora, vediamo. Con cosa partiamo? Con la razza, ovviamente. Allora. Pronti per randomizzare di nuovo dopo un po' di mesi che non lo facevamo? Genere a caso, clicchiamo tre volte sul dado per ogni cosa che si può randomizzare. Pronti? Via! Uno. Dove sei? Due e tre. E abbiamo un bel terrier nero russo. Da. Sì, scusate. Corpo. Randomizziamo il corpo. 1, 2, è un po' lento. 3. Ci siamo? Sì, beh, io ho cliccato tre volte. Benissimo, abbiamo questo cane. Che è un cane? Va benissimo. Cosa dovrebbe essere? Cos'altro dovrebbe essere Dream? Per favore. Code. 1, 2, 3. E abbiamo un codino minuscolo. Va bene. Colore del manto. Qua sì che ci sbizzarriamo. Possiamo, penso, fare questo e poi agire su questi. Per cui, uno, due, tre. Bello, mi piace. Qua ci sarà da ridere. Abbiamo tre strati di manto. Uno, due, tre. Va bene. Uno. 2, 3. Ottengo colori normali, che strano. Questa cosa mi puzza. 1, 2, 3. Tantissimo mi puzza. Va bene, non mi lamento. Pelo. 1, 2 e 3. Ok, abbigliamento. Possiamo randomizzare l'abbigliamento. Lo facciamo? Ma sì, dai. 1, 2. 3. Ottima combinazione, ottima scelta. Modalità dipingi? No, non si può randomizzare, ovviamente. Va bene, abbiamo il nostro 1, 2, 3, Zorro. Zorro rossi, va bene. E i tratti potrei randomizzarli. Allora, facciamo così. Chiudo gli occhi. Cacciatore. Giocoso e pantofolaio, va bene. Ok, creiamo la femmina perché adesso ci vuole una femmina e infatti è già una femmina. Va bene, tesoro, randomizziamo te. Razze. 1, 2, 3. L'ho cliccato una terza volta, non lo so. Facciamolo per sicurezza, va bene. No, aspettate, io sono quella che nel random dimentica sempre le cose, la forma della testa. Allora, togliamo intanto questo coso, che era questo, dopo ce lo ricordiamo, mi raccomando. No, no, no. Allora, testa, 1, 2, 3. Va bene. Orecchie, 1, 2, 3. Bellissime. Naso, 1, 2, 3. Che tartufone. Occhi. 1, 2, 3. Belli. Che sguardo penetrante. Modalità dipingi, ovviamente abbiamo detto di no. Poi dobbiamo riprenderci il cappellino. Perfetto. Adesso sì, è randomizzato il nostro zorro, è completo.
Andiamo dalla nostra cucciolina che abbiamo già randomizzato 3 volte. Per cui, razza sì, corpo 1, 2, 3. Code 1, 2, 3. E abbiamo la ricciolina. Colore del manto 1, 2, 3. Lo sapevo che prima o poi capitava, lo sapevo, non sarebbe stata una random genetics challenge. 1, 2, 3. Ottimo. 1, 2, 3. Perfetto. 1, 2, 3. È carnevale! Yay! Sì, è decisamente carnevale. Beh, ha un suo perché. Pelo. 1, 2, 3. Carina. Non mi dispiace. Abbigliamento. 1, 2, 3. È qualcosa. Va bene. Passiamo al viso, forma della testa. 1, 2, 3. Non ce l'ha il naso, cioè è andata a sbattere contro un palo della luce, ma mentre correva in orizzontale, tipo. Orecchie, 1, 2, 3. Bellissimo. Ale paraboliche. 1, 2, 3. Un bel nasino, sempre inesistente. Occhi, 1, 2, 3. Che sguardo! È allucinato questo cane. No, dipingi? No, 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 non voglio dipingere. Benissimo, lei è la nostra Bacon. Sì, ci sta perché il suo colore più o meno è quello. Bianchi! Sì, bianchi, azzurri. No, azzurri. Bianchi. Rosa antico? Non so come definire questo colore. Comunque, randomizziamo i tratti. Togliamo questo, chiudo gli occhi. Non ho beccato nulla. Avventurosa. Pelosa. E fedele. Va bene. Allora, è il momento di creare un cucciolo. Gioca con la genetica. Creiamo un cucciolo per loro due. Lo creiamo cucciolo e poi lo vediamo da adulto. Per cui sempre uno, due. E tre. Tutto la madre. Va bene. E adesso lo rendiamo adulto. Bellissimo. Beh, è un giusto misto tra padre e madre. Va bene. E tu ti chiami Benny, Benny Bianchi. O Rossi. Non me ne ero neanche accorta. Rossi e Bianchi. E noi lo facciamo. Verdi, ovviamente, verdi. Facciamo la bandiera italiana. Va bene, abbiamo la nostra famiglia di cani. E adesso cosa facciamo? Aggiungiamo una famiglia di gatti, ovviamente. E già questo gatto è allucinato. Randomizziamolo 3 volte. Cosa sei? Prima di tutto un maschio. Va bene. Uno, due, tre. Ok, partiamo con lui. Razze. Uno, due. 3. Ok. Corpo 1. Ci sei, 2 e 3. Sì, è un po' smilzo, ma va bene. Code, che non ce l'ha questo gatto. 1, 2, 3. Due code, per cui non c'è tanto da sbagliare. Colore del manto 1, 2, 3. Sì. 1, 2, 3. Benissimo. 1, 2, 3. Perfetto. 1, 2, 3. Sì, bello peloso. Abbigliamento. 1, 2, 3. Va bene. Adesso passiamo al muso, alla testa, alla faccia, a quello che è. 1, 2, 3. Muso lungo. Avrà buon fiuto questo gatto. Orecchie. 1, 2, 3.
3, che non possiamo vedere ovviamente perché abbiamo questo addosso. Togliamolo un attimo, rimettiamolo, andiamo avanti. Orecchie fatte, naso 1, 2, 3. Carino, tutto rosa. Vibrisse 1, 2, 3. Ti pareva, cioè non si può avere animali normali, no. Cioè, io pensavo cosa può andare storto con gli animali? Nulla. E invece guardate qua. Vabbè, continuiamo con la randomizzazione del nostro piccolo eroe. Abbiamo appena fatto le vibrisse. Facciamo gli occhi. Uno, due, tre. So anch'io che sono allucinati questi animali. Modalità dipingi, non ci interessa. Va bene, diamogli un nome. 1, 2, 3. Gelatina! 1, 2, 3. Lombardi! Meticcio, sì, pare anche a me che sia un meticcio. Cosa ti lecchi le orecchie che tanto hai il cappuccio? Chiudiamo gli occhi! Non ho preso niente. Lo cuace. Che voce ha? Vabbè. No, volevo scegliere un tratto. Morbido, anche lui. Dovevo vederlo mentre vomitava. Ok, adesso chiudo gli occhi. Territoriale, perfetto. Va bene, andiamo avanti. Aggiungiamo un altro gatto. Questa volta è una micia. 1, 2, 3. Oh, che carina. Razze, 1, 2, 3. Carina lei. Beh, cambierà tutto prima della fine. Corpo, 1. 2, 3. Ok, coda. 1, 2, 3. Colore del manto. 1, 2, 3. E andiamo spediti. 1, 2, 3. Ovviamente, non mi aspettavo nulla di diverso. Ripeto, è carnevale. Va bene, colore del manto, pelo. 1, 2, 3. È senza pelo in realtà. Sì, è il gatto senza pelo, mi sa, credo, forse. Vabbè, abbigliamento. 1, 2, 3. Ma perché? Spiegami perché. Vabbè, passiamo al viso, tanto ormai più di così non può peggiorare. 1, 2, 3. Orecchie. 1, 2 e 3. Vabbè, abbiamo queste normali, per cui non serve che ve le faccia vedere. Naso. 1, 2, 3. Oddio, anche lei ha buon fiuto. Vibrisse, ti prego, niente scherzi. Ovviamente, cioè. Ovviamente, non dico altro. Se. E dipingi non ci interessa. Benissimo, abbiamo un bengala. In realtà è il bengala più strano del mondo. E si chiama. Gelatina, pure lei! Rinaldi, ottimo! Tratti. Loquace. Ghiottona. E non ha preso niente. Distaccata. Perfetto. Proprio il gatto. No, non. Ma avevo preso distaccata. Non è giusto. Proprio il gatto che volevo. Il mio prossimo gatto sarà così. Va bene. Creiamo un cucciolo. No, gioca con la genetica. Gelatina. E gelatina. Abbiamo due gelatine. Genera caso una figlia. Sì, vabbè. Va bene. Figlio, figlia. Qualsiasi cosa. Uno. Due. 3. Ovviamente doveva prendere dalla madre. Da chi? Se no, da chi? Va bene, vediamoti da adulta, mia cara. Kia, non gelatina. No, neanche lei, cioè, lei non è gelatina. Vediamoti da adulta. Fai un po' impressione, in realtà. Sì. Va bene, direi che questo è tutto, se non che potrei
Vabbè, sì, dare dei tratti ai figli. No, a lui l'ho dato. Allora, diamogli solo un bel vestito. Abbigliamento, randomizziamo anche il cucciolo, che tanto cucciolo non è perché è un gran cagnone. E andiamo da Kia per darle dei tratti, per spicace, spirito libero, affettuosa. Ma sei il mio gatto ideale, te. Per ultimo, diamole degli abiti. Uno, due, tre. Sei nascosta per la vergogna. Va bene, allora, questa era la mia Random Genetics Challenge con gli animali. Se vi è piaciuta, vi consiglio di farla anche voi perché è divertentissima. No, penso che non li condividerò questi in galleria. Farei un favore a tutta la comunità di amanti di The Sims a non condividerli. Per cui io vi ringrazio tantissimo. Ditemi qual è il vostro preferito tra Zorro, Bacon, Benny, Gelatina e Kia. Mi ringrazio tantissimo. Stavo dicendo per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima. Mettete un commento, lasciate mi piace. Vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!